Bella a tutti ragazzi, io sono GambaD e bentornati finalmente dopo 3 settimane sul mio canale. Allora, subito 3 notizie flash. La prima è il motivo per il quale sono stato assente 3 settimane è perché sono una testa di cazzo, ovvero ci eravamo lasciati l'ultima volta che avevo 300 dollari precisi. Il problema è stato che come un coglione sono andato a scommettere parecchi soldi contro uno stronzo. Adesso non vi sto a raccontare la storia precisa come cazzo è andata. E in pratica sono arrivato da 300 dollari, sono sceso fino a 180 dollari. Il bello è che stavo pure a 330 dollari e riuscivo ad arrivare. In un giorno avevo fatto tipo 30 dollari. E il giorno dopo ne ho persi non si sa quanti e sono arrivato a 180. E quindi per continuare il mio canale, la serie sul mio canale, mi volevo riarrivare di nuovo a 300 dollari e sono arrivato a 316 e quindi ho deciso di fare un video. La seconda notizia è che in 3 fottute settimane neanche la leaderboard mi ha aiutato perché questi bastardi malefici cani, figli di una trota, non voglio dire troppe bestemmie perché già sto incazzato, hanno levato la leaderboard settimanale e ne hanno messa un'altra mensile. Quindi adesso la leaderboard è solo mensile. Infatti, vi farò vedere adesso. Ci stanno due leaderboard mensili e neanche una settimanale. Di questo mese, infatti, c'è il Total Monthly Goals. Il Total Monthly Wins. Poi la terza notizia in realtà riguarda un mio fan. Un amico che mi segue e che mi aveva chiesto che voleva partecipare a un video. Purtroppo oggi non è connesso, fino a ieri è stato sempre connesso. Vediamo se lo troviamo. Oggi non è connesso e mi dispiace per lui, Sergio Best. Se mi stai sentendo. Ah no, eccolo. Vediamo se vuole fare il video. Bene ragazzi, per problemi tecnici non posso giocare contro Sergio Best, mi dispiace. Quindi troveremo un altro avversario a caso. Visto che oggi sono in vena di sconfitta, voglio perdere, ne cerchiamo uno forte. Bene, abbiamo trovato un avversario, un italiano, un altro italiano, Chinoccia a 5 dollari che non sono pochissimi. Voglio provarci il jackpot di 10 dollari. Iniziamo a giocare. Siamo pronti. Già lo so, scommetto che userà il Real Madrid. Proprio una squadra a caso. Ma va. È il Real Madrid contro il Real Madrid sia. Prende la bianca, bastardo. E vaffanculo. Facciamoci la nostra formazione, come sempre. Secondo me è forte. Secondo me mi fa il culo. Comunque, giochiamo. Ovviamente piove. Io quando piove abbusco matematico proprio. Matematico con una facilità assurda perdo quando piove. Che sfiga di merda, che palle, che palle. Lagga pure, fantastico. C'è qualcosa di positivo in questa partita? Vedi che chiappa. Può uscire il portiere bastardo. Questo c'ha l'uscita facile del portiere, già abbiamo capito. Che cazzo fai, Marcello? Che cazzo fai? Bravo, Pepe. Bravo. Oh, la trappola è fuori gioco. Quindi potrebbe avermi agevolato la vita. Non che andiamo vittoria, però. Calcio d'angolo. No. Mi sono cacato sotto. Non riesco a fare due passaggi di fila.
Marcello, fammi un bel cross sulla testa di Benzema, fammi un bel cross. Cazzo, l'hai fatto, bravo. Bella questa azione. Ah, peccato, peccato, peccato. Non ti far fottere, Pepe, non ti far fottere, vaffanculo, non crossare. Vaffanculo. Eh sì, va via papà. Partita difficile, ragazzi, difficile. Corri Benzema. Fammi anche tu un bel cross. Ah, tu non crossi proprio. Bravo. La lag non aiuta, manco per il cazzo. Calcio d'angolo. Vai Benze, che schifo. Che schifo. E non rompere le palle con sti cross. Vai Cristiano, c'è campo, c'è campo. Non c'è più campo, proviamo un gollazzo. Angolo. Angolo. Boom. E io mo gioco con l'ultra difensivo, non me ne fotte proprio. Ma non me ne fotte proprio. Io sti 5 dollari li voglio. Finisce qui il primo tempo 2-1. Non so neanche io come cazzo ho fatto. Partita è molto, ma molto tirata ed equilibrata. Non voglio fare cambi. Anche se Benzema inizia a essere stanco. Adesso cerchiamo solo di non fare cagate in difesa. Boom! Sei troppo forte, sei troppo forte. Cristiano Ronaldo fa brutto. Festeggiamo. E non c'è ancora l'ultra difensivo, mi sa. Non mi ricordo, non lo so. Adesso lo mettiamo. E dobbiamo solo stringere i denti fino alla fine. Non ci credo. Fuori gioco, meno male, meno male. Già mi stavo cagando addosso. Bloccalo, mettetici davanti. Non lo fate tirare. Porca puttana, porca. Porca puttana, io ho fatto fare stazione quello che cazzo volevo. Che cazzo di lancio è? Ma vedi che chiappa, levati da... Oh. Quanto manca? Ma la puttana, manca mezz'ora. Proverò a fare mezz'ora di partita in difesa contro questo, ma la vedo molto dura. Devo solo sperare che sgarra qualcosa in difesa. Il lancio per Cristiano Ronaldo. Questo perde i palloni e poi escono ste cose. No, no. Bravo Diego, bravo Diego. Mi hai salvato il culo. Bravo, bel cross, dai. Era difficile, battiamola vicino. Cazzo, cazzo, cazzo. Questa non ci voleva. Provate. No, 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 questa no. Bravo Marcello, bravo, bravo, bravissimo. Parti con le 7 che ti lancio. Vai, dai, bravo, bravo. Uscire il portiere questo stronzo. Non c'avevo nessuno a cui passarla. Non c'avevo nessuno a cui passarla.
No, bloccatelo, Cribbio. Bloccatelo, Cribbio. Bravo Diego, neanche l'angolo gli hai dato. Bravo Diego. Dagli il fallo, dagli il fallo. Di chi è il fallo? Mio o suo? Ah, beh. Mancano 5 minuti. È facile che mi purga al 90esimo. È proprio facile, ragazzi, ma è facilissimo. Ma è proprio facile, eh. Ma è proprio facile che mi purga al 90esimo. Ed è ancora più facile che lo faccio segnare io. Bravo Marcelo, combatti, combatti. Calcio d'angolo, cazzo, all'89esimo, no. Non faccio uscire il portiere, non me ne fotte. Bravo Diego, sei uscito tu da solo. Vai Benzema, da solo. Corri. Quattro minuti di recupero. Potresti anche fischiare la fine, stronzo. Potresti anche fischiare la fine. No, butta via sta palla. Sì, me la sono vista bruttissima sta partita, bruttissima. Andiamo a vedere adesso se mi hanno dato i soldi. 316, sono arrivato a 321. Beh ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto, ci vediamo ad un prossimo episodio, bella, ciao!